Davis non l'ho mai vinta, non l'ho mai neppure giocata purtroppo. Invece c'è un signore romano, seppur nato a Tunisi nel 1933, tale Nicola Pietrangeli, che ha giocato più incontri di Coppa Davis di chiunque altro, 164, 24 volte campione assoluto d'Italia, 2 volte vincitore di internazionale in Italia, contro Beppe Merlo nel 57 al Foro Italia, contro uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, l'australiano Rod Laver, nel 61, quando gli internazionali si disputarono a Torino per celebrare il centenario del Regno d'Italia. Pietrangeli è l'unico tennista italiano ad aver vinto 2 slam, a Roland Garros nel 59, contro il sudafricano Wehrmacht, e nel 60 contro il cileno Luis Ayala, non 2 fenomeni ma 2 ottimi giocatori, poi la fatica lui l'aveva fatta soprattutto nei turni precedenti. 2 volte fu invece fermato in finale dal suo grande rivale e oggi come allora migliore amico, Manolo Santana nel 61 e nel 64. 3 volte Nicola ha vinto il torneo di Monte Carlo e nessun italiano è mai andato più avanti di lui a Wimbledon, dove è stato semifinalista nel 1960, battuto 6-4 al quinto da Rod Laver, che poi perse la finale dal connazionale Neil Fraser. E ricordo che Neil Fraser fu estremamente sincero perché andò da Pietrangeli a dirgli: scusami se te lo dico, ma per me è stato un bel sollievo vedere che avevi perso da Rod. Con lui pensavo che avrei vinto, con te ho quasi sempre perso e penso che avrei perso anche questa volta. Immagino che a Nicola questo abbia fatto una certa rabbia. Ma se in Italia ovviamente Nicola Pietrangeli è una leggenda, nel resto del mondo Nicola è conosciuto e ricordato soprattutto per quel record conseguito in Coppa Davis, quei 164 incontri, che è uno dei pochissimi record che non potrà mai essere battuto e che gli è valso il nickname di Mr. Coppa Davis, o Mr. Davis Man, come dicono gli anglo-americani. Infatti, da quando la Davis è cambiata nel 1982 ed è cambiato il suo format ed è passato a World Group, cioè una sorta di Serie A, riservato quindi a soli 16 paesi, in un anno più di 4 incontri internazionali non si possono giocare. Quindi se un tennista che arrivasse sempre in finale e giocasse per tutti gli incontri, singolo e doppio, più di 12 match all'anno, non potrebbe mai fare. Insomma, bisognerebbe che riuscisse a giocarli, ripeto, sempre raggiungendo la finale, tutti per 14 anni. Insomma, è impossibile togliere questo scettro a Nicola Pietrangeli, che non a caso è entrato a far parte della Hall of Fame di Newport, come Gianni Clerici, sono solo loro due. Vabbè, Pietrangeli e Sirola, ai tempi in cui raggiunsero le prime 2 storiche finali di Coppa Davis per l'Italia, anni 59 e 60, giocarono 5-6 sfide internazionali l'anno. L'Italia fu allora la prima nazione a raggiungere la finale al di fuori dei 4 storici paesi che avevano dominato il tennis, e cioè Stati Uniti e Inghilterra, che avevano proprio dato vita alla Coppa d'Argento fatta coniare nella celebre gioielleria di Boston, Shreve, Crump e Lowe, dal signor Dwight Davis, è lui che ha dato il nome. E questo accadde nel Novecento. E poi la Francia dei famosi moschettieri, Lacoste, Cochet, Bolotra, Brugnon negli anni 20. Quindi l'Australia dei grandi campioni che avevano dominato il tennis dagli anni 50 in poi, grazie a chi? Ai vari Sedgman, Rosewall, Hoad, Laver, Emerson, Newcomb, compagnia bella. Nicola è stato un assoluto fenomeno, soprattutto sulla terra rossa, dove, come avete sentito prima, non ha solo vinto i più grandi tornei, ma ha battuto tutti i più grandi campioni della sua epoca, Laver, Rosewall, Santana e Sochi. Insomma, ricordo su Pietrangeli proprio un aneddoto raccontato un giorno a Firenze da Ken Rosewall, cui feci da raccattapalle nel corso di un'esibizione alle cascine. Rosewall, campione così scrupoloso e talmente professionale da dire che preferiva non frequentare le sale cinematografiche per non sciuparsi i riflessi, è stato un fenomeno capace di vincere 8 slam nonostante l'impossibilità di giocarne 55, perché è passato professionista per 11 anni dal 57 al 67 ed è un fenomeno quindi di straordinaria longevità, perché ha disputato 2 delle sue 4 finali perse a Wimbledon a distanza di 20 anni, nel 54 con Jaroslav Dobny, nel 74 con Jimmy Connors. Insomma, questo fenomeno ne avrà visti i campioni, che dite? Ebbene, fu proprio lui a dire che se per ipotesi tutti i migliori tennisti degli anni 60 fossero naufragati su un'isola deserta, senza campi, né racchette, né palestre, e poi dopo 3 mesi fossero stati sbalzati a giocare in gara, quel torneo avrebbe avuto un vincitore sicuro. Chi? Nicola Pietrangeli.
Perché Nicola, ex pulcino della Lazio Calcio, che si allenava pochissimo, che aveva sempre preferito giocare una partita di calcetto piuttosto che una di tennis, e un anno a Parigi, nel giorno di intervallo fra una semifinale vinta e la finale, se ne tornò a Roma proprio per giocare un match di calcetto per la sua canottiera di Roma, con il bel rischio di farsi male. Insomma, era un talento assolutamente naturale, unico. Ho avuto anche l'onore per me, un grande onore, perché Nicola per me era un idolo, come per tanti ragazzi degli anni 70 è stato un idolo Adriano Panatta, di giocare contro Pietrangeli. È accaduto a Napoli, direi nel 72, per un campionato italiano a squadre di prima categoria. Si giocava naturalmente 3 set su 5. Nicola sfiorava già i 40 anni, io ne avevo 23. Persi i primi due set, ma nel terzo mi arrampicai fino ad avere due set point. Provai a giocare all'attacco con un po' di sana incoscienza, ma Nicola mi bruciò con due passanti di rovescio dei suoi. Chissà, visto che lui non era più giovanissimo, come sarebbe potuto andare il quarto set se ci fosse arrivato? Non lo saprò mai. So solo che lessi il giorno dopo sulla Gazzetta dello Sport un articolo di Rino Tommasi, perfino con qualche elogio indirizzato al sottoscritto. Un altro grande onore. Due maestri in un colpo solo in 24 ore. Nicola è un personaggio, sempre stato un uomo brillante, simpatico, di mondo come si suol dire. A Parigi era conosciuto a Roland Garros come Dal Régine, il club più noto di Saint-Germain-des-Prés. Durante il torneo era un habitué e per lui fare le ore piccole anche alla vigilia di un incontro importante non era mai un qualcosa che lo preoccupasse minimamente. Non ha vinto nessuna Coppa Davis da giocatore, pur avendo disputato più che onorevolmente le due finali in Australia, ma è l'unico a poter dire di averla vinta davvero da capitano. Non fosse stato per lui, l'Ital Davis non sarebbe mai andata nel 76 nel Cile del dittatore Pinochet. Tutta la sinistra politica italiana era schierata contro quella trasferta. Ma lui si batté come più che se si fosse trovato sul campo, sostenendo fra l'altro che mantenere i rapporti commerciali con il Cile per poi rinunciare a una vittoria molto probabile e consentire allo stesso dittatore Pinochet una formidabile arma propagandistica sarebbe stata una grande e stupida ipocrisia. Fu talmente protagonista di quella vittoria che i giocatori si rivelarono quasi gelosi della popolarità che lui nell'opinione pubblica aveva saputo costruirsi. Fece probabilmente anche un po' d'ombra al presidente federale d'allora, il fiorentino Paolo Galgani, che fu ben contento un anno dopo, insieme anche ai giocatori, di cambiare capitano. Nemo profeta in patria, davvero. Nicola Pietrangeli è stato un grande, come giocatore e come capitano.